Bene, ciao a tutti, eh, chi ci sta seguendo in diretta, chi ci seguirà in differita, oggi sono con mister Massimo Rastelli e con lui parleremo di qualcosa di, di bellino, dopo vedremo. Eh, ciao innanzitutto e grazie per essere qui. Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Eh, innanzitutto voglio fare qualche premessina, voglio innanzitutto ri ringraziare David Day che è il preparatore, allenatore anzi dei portieri dello staff di, di Mister Rastelli che non solo mi ha permesso di arrivare a Mister Rastelli ma sarà anche domani collegato e farà esattamente quanto, Rastelli, quindi, quanto Mr. Rastelli, quindi una sorta di lezione ovviamente sulla sua materia, quindi i portieri eh, e come allenarli. E la seconda premessa invece è più un, un saluto per Mister Fabio Oliverani. Per quanto possa contare, un po' di vicinanza gliela vorrei dare. Ecco, ecco tutto. E con Mister Rastelli parleremo di allenatori. Perché ormai ah, chiedo proprio a te: ecco, nelle interviste, ormai post gara, pre gara, quanto sono un po' stancanti a volte quelle domande in cui si dice tutto e niente? Ma innanzitutto voglio anche io approfittare per fare le condoglianze a Fabio, L ho letto anch'io oggi del grave lutto che ha, che ha subito e quindi naturalmente faccio le mie più sentite condoglianze. Eh, Riccardo, eh, sai, le interviste post-gara credo che per i giornalisti non siano semplici, nel senso che è difficile fare domande originali. E nello stesso tempo, poi noi allenatori, in base anche poi al risultato, eh, dobbiamo lì stare a, a spiegare a volte cose che è difficile capire dall'esterno, no? dare delle giustificazioni, magari ad una sconfitta. E, e quindi sono sempre più o meno sono sempre le stesse domande, più o meno le risposte sono sempre le stesse. <ride> eh, però il calcio è questo, va avanti. Fa parte del gioco, eh, ne siamo abituati, eh, però la cosa che dico sempre è eh, che il calcio che naturalmente facciamo noi, che siamo gli addetti ai lavori, quello che è, è dentro e all'interno, naturalmente è diverso da quello che vedete voi, da quello che vedono i tifosi, quello che vedono i giornalisti, quello che vedono eh, diciamo gli appassionati. E naturalmente eh, a volte è difficile, ripeto, dare delle spiegazioni a cose che possono sembrare ovvie, semplici, ma che invece ovvie e semplici non sono. E oggi, infatti, entreremo più dentro, dentro al campo, dentro gli allenamenti. Infatti, Mister Rastelli ci farà vedere qualche, allenamento, qualche esercitazione di, di una seduta di allenamento, eh, e ovviamente ce la spiegherà anche quindi con i suoi principi. Ovviamente quando si parla di allenatori eh, non c'è mai ovviamente un'idea unica, quindi questi sono i principi di Mister Rastelli, ce li spiegherà eh, e andiamo subito con le slide, direi sì. Allora, no, no, come diceva Riccardo, naturalmente ogni allenatore ha le proprie idee, ha il proprio modo di vedere calcio, quindi eh, questo è quello che ho proposto io negli anni, quello che naturalmente... Eh, ho migliorato nel corso del, delle, delle mie esperienze perché poi anche noi impariamo tutti i giorni, non rimaniamo assolutamente fossilizzati su, su, su certe cose che magari ha fatto a inizio carriera perché poi ogni giorno veramente cerchiamo di, di migliorarci e di, di imparare qualcosa di nuovo. Eh, naturalmente, eh, si gioca a calcio, quindi è fondamentale la qualità tecnica al di là del. Della categoria che si allena, perché il calciatore fin quando lo dico sempre ai miei calciatori, il calciatore fin quando non, non attacca le scarpette al chiodo, può sempre imparare, può sempre migliorare. Io ho giocato fino a 40 anni e quindi sono diciamo, eh, quello che eh, ha imparato sulla propria pelle. Fin quando non ho smesso, ho sempre cercato di migliorarmi, ho sempre cercato di, di, di imparare cose nuove e quindi ogni allenamento naturalmente inizia sempre con un'attivazione tecnica, un'esercitazione tecnica, che può essere i classici rombi, no? che fanno naturalmente quasi tutti gli allenatori, dove andiamo a curare naturalmente la, la qualità della trasmissione, che deve essere sempre molto forte e comunque molto decisa, eh, per evitare naturalmente gli intercetti, visto che gli spazi sono sempre ridotti. Eh, e le squadre sono sempre molto compatte e eh, quindi è importante una forte trasmissione, poi andiamo a curare naturalmente la postura del corpo in, in modo che un mio calciatore debba essere sempre messo con la postura giusta, di vedere il compagno che, gli, riceve, che gli, gli trasmette palla e nello stesso tempo poter essere nelle condizioni attraverso uno stop orientato di giocare sempre in avanti perché è una cosa che a me piace molto quella comunque di giocare sempre in avanti e quindi attraverso i rombi naturalmente eh, con le varie posizioni con le varie naturalmente regole andiamo a curare la trasmissione il muoversi senza palla l'1-2 lo scarico eh, quindi palla avanti palla dietro palla avanti tutte queste cose che poi andremo andiamo a ritrovare andiamo a ritrovare nel in partita eh, sappiamo che eh, nel calcio il calcio naturalmente eh, troviamo Quattro fasi, no? la fase di possesso, la fase di non possesso e poi ci sono le transizioni. La transizione positiva, naturalmente, è la fase in cui si passa dalla fase di non possesso alla riconquista palla, e la transizione negativa, è la, la fase in cui eh, si aveva il possesso del pallone. In quel momento la palla si perde e quindi bisogna essere bravi a fare una transazione negativa. Quindi queste quattro fasi sono le. Le, le, le cose che noi allenatori andiamo ad allenare giornalmente e lo facciamo attraverso l'esercitazione, cercando di mettere tutte queste cose eh, in modo che la squadra sia sempre pronta per qualsiasi, qualsiasi evenienza. È normale che, quanto più veloce è una transizione, eh, naturalmente, nel momento in cui la mia squadra è in una fase di non possesso e recupera palla e più velocemente questa transizione avviene si ha più possibilità naturalmente di andare a colpire l'avversario perché l'avversario in fase di impostazione naturalmente è aperto e quindi una regola e soprattutto un principio che, che do sempre alle mie squadre, lo faccio anche attraverso le partitine è che nel momento in cui si conquista palla il primo passaggio deve essere sempre in avanti perché in quel momento che le squadre, come dicevo prima sono aperte in fase di costruzione ed è in quel momento che noi possiamo magari beccarle andare a, 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 a prendere quello spazio che si è andato a creare e più facilmente andare a fare gol così allo stesso tempo nel momento in cui invece sei in fase di, di possesso nel momento in cui perdi palla eh, un'altra cosa che chiedo ai miei giocatori che nel giro di pochissimi secondi tre al massimo quattro di riuscire subito a recuperarla attraverso una riaggressione immediata perché in quel momento magari che più facilmente si può recuperare perché hai tanti giocatori magari in zona palla perché l'avversario non, eh, non si è ancora organizzato per, per sviluppare una fase offensiva. Quindi, in quel momento si può naturalmente riconquistare palla ed evitare naturalmente all'avversario di poterti mettere in difficoltà perché sei tu che stai attaccando e quindi sei aperto e quindi è molto molto vulnerabile e, e quindi ripeto tutte queste cose tu vai ad allenarle attraverso, attraverso delle esercitazioni eh, voglio chiederti beh, beh. tre cose sì. un attimo eh, anche da chi ci sta seguendo innanzitutto è importante anche capire questo ci chiede Nico eh, il mister gioca per principi? così chiariamo subito perché c'è comunque la guerra tra principi, schemi o tutte e due Qui cosa ci farei vedere di preciso? Allora, eh, io eh, credo che un mio giocatore, quindi le mie squadre, debbano sapere far tutto. Quindi ci sono sicuramente dei principi in cui ogni calciatore si aggrappa, e poi naturalmente il calciatore deve essere bravo a leggere le situazioni, capito? Perché se tu poi lavori su determinati magari. Uh, codici ben prestabiliti. Uh, e può capitare che durante la partita quella cosa non avviene, oppure l'avversario è bravo a metterti in difficoltà, no? perché magari ti ha studiato. Lì il calciatore deve essere bravo a leggere la situazione e quindi, nello stesso momento, uh, trovare la, 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 la soluzione migliore uh, in base a quello che gli viene. La, la difficoltà che magari gli viene proposta in quel, in quel momento, quindi noi andiamo a lavorare su alcuni eh, principi, Ripeto, come, come ho detto prima, no? magari il primo passaggio sempre in avanti, cercare di giocare magari velocemente, dar palla e comunque muoversi per dare la possibilità comunque sempre al compagno di trovare delle soluzioni, più soluzione, allo stesso tempo costringere l'avversario a, cor a correrti dietro e soprattutto essere servito sempre nello spazio e non con palla addosso, dove naturalmente l'avversario è più facilitato a venirti, a venirti a marcare, a venirti a mangiare, rubar palla e ripartire. Ok. Mentre la seconda qui in, in questo rombo, quindi mh, puoi e vuoi allenare anche le transizioni, quindi eh, i vari contropiedi. No, no, questa è, no, no, è esattamente una motivazione. Okay. Esercitazione tecnica che noi la usiamo tra virgolette come riscaldamento tecnico, che una parola okay. riscaldamento non la usiamo più, nel senso che la squadra quando è in campo deve essere già pronta calda <ride> per andare a 200 all'ora e, e quindi era solo per far vedere che comunque cerchiamo di curare. Cose che comunque ti servono in partita, quindi trasmissione della palla, smarcamento, eh, stop orientato, eh, movimento senza palla 1-2, palla avanti, palla dietro. Quindi quello era solo per far vedere che comunque andiamo a curare un aspetto che è fondamentale per me nel calcio, cioè la qualità tecnica. Ok, ok. Eh, poi eh, c'è Vincenzo che chiede, eh, ciò è replicabile in una squadra non tecnicamente Chelsea? Assolutamente sì, perché le cose vanno fatte, vanno fatte in continuazione. E anche un calciatore che inizialmente può avere una qualità tecnica inferiore, eh, diciamo, a, a, a quelli di categoria superiore, eh, possono assolutamente migliorare perché migliorano il gesto tecnico, migliorano eh, i, i tempi di gioco, migliorano lo stop, migliorano. Soprattutto quando poi intervieni, no? perché tu l'allenatore è importante che non solo eh, nel proporre l'esercitazione, ma poi intervenire nel momento in cui magari il mio giocatore riceve palla di spalle e non si mette in maniera, eh, diciamo, eh, in modo che possa vedere, come ho detto prima, compagno e avversario. Quindi mettersi sempre con la postura giusta in modo da poter essere servito e nello stesso tempo poter giocare sempre in avanti e quindi nel momento in cui un mio giocatore dovesse ricevere palla diciamo di spalle naturalmente lo riprendo, gli faccio vedere che quella non è la postura giusta e questo è un feedback che lui acquisisce e piano piano col, col mh, ripetere questo tipo di esercitazioni andrà sicuramente a migliorare e a non fare più questo tipo di errori. Ok, un esempio di calciatore, no nome e cognome, ovviamente, di calciatore che comunque è ad esempio un trequartista che non riesce: anzi, beh, è sì, un trequartista, dai. Eh, che non riesce a mh, posizionarsi bene col corpo per magari andare subito in avanti. Lì esattamente, dai, mi cioè, fai vedere. Cosa? È, è, è quello è un ruolo fondamentale. Infatti, poi ti ripeto, tutte quelle poche cose che ho preparato. Eh... Ho ipotizzato di, di allenare un 4-3-1-2, quindi un, un, come, come sistema di gioco il rombo, dove naturalmente il trequartista è uno dei, 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 uno dei giocatori eh, fondamentali, no? perché ti dà l'equilibrio, ti fa un po' da raccordo da centrocampo e attacco, ed è quello che deve avere la visione di gioco e la qualità per poi eventualmente eh, essere da rifinitore, quindi essere bravo nel, nell'ultimo passaggio. E quindi per farlo deve essere sempre in grado di ricevere palla nel, con la postura giusta. Ti ripeto, per guadagnare i tempi di giocata, per poter avere una visione completa del, dell'area di rigore avversaria del, del fronte d'attacco che stiamo, stiamo attaccando. E, e quindi è sicuramente il ruolo dove questo è fondamentale, ma lo è anche per, per tutti gli altri ruoli. Bene, andiamo con la seconda, qui abbiamo l'attivazione del rombo, vabbè quella di prima, esatto. qui abbiamo il Allora, questo attraverso. praticamente è un, uh, sempre un'esercitazione un tecnica che di solito uh, uh, faccio il mercoledì, quindi dove di solito ci sono due sedute, dove è una delle sedute magari un po' più uh, intense dal punto di vista fisico, Sempre per allenare naturalmente eh, la mia squadra, naturalmente all'aggressività, perché uno dei, dei principi, uno degli aspetti naturalmente, che per me sono fondamentali nelle, nelle mie squadre, è quello di essere molto, molto aggressive. Quindi, eh, in, questo, in questo possesso praticamente ci sono eh, due squadre, le blu e le rosse in, in due quadrati, che sono di 10 metri per 10 metri, in un altro quadrato, ma L'ho messo più che altro come disegno, ma diciamo sul campo non, non, viene, non viene messo. Ci sono altri giocatori in attesa di una squadra gialla. Qua possiamo metterci tre squadre da sette, tre squadre da sei, tre squadre da otto in base naturalmente ai giocatori che un allenatore ha a disposizione. E quindi dicevo che naturalmente andiamo. Aspetto tecnico Aspetto è fondamentale. E naturalmente la parte di, di aggressività e quindi le e poi andiamo a curare anche le, le transizioni negative e le transizioni positive. Quindi, eh, come vedete, è un'esercitazione un eh, veramente completa. Praticamente, eh, il mister che sarei io in questo caso eh, sono naturalmente con. Con tanti palloni tra i piedi, pronto ad iniziare il gioco. Poi avrò degli altri collaboratori che naturalmente mi serviranno per prendere il punteggio di ogni squadra. Perché questa è una gara, è un'esercitazione dove c'è anche una gara. Quindi è anche stimolante eh, per i giocatori, perché naturalmente la squadra, che, la squadra che perde deve fare 20 flessioni. Poi ogni allenatore <ride> può, potrà metterci la, <ride> eh, il pegno che deve, che deve pagare. Quindi dicevo, immaginiamo che la prima squadra che inizia il possesso siano i blu, quindi l'allenatore dà palla ai blu che iniziano a passarsela tra di loro. A un certo punto, al mio fischio, due gialli, quindi ripeto, due giocatori gialli, vanno. Forte nel quadrato, da quel momento inizia il conteggio: quindi i blu devono fare 5 passaggi consecutivi senza essere naturalmente intercettati. Se vengono intercettati, però riescono a recuperare la palla, naturalmente il conteggio riparte da zero. Dopo 5 passaggi, possono fare un passaggio in orizzontale verso l'altro quadrato dove ci sono in attesa, cioè in attesa la squadra rossa. Se fanno questo, eh, conquistano un punto. Mentre i due gialli che sono andati a fare pressione nel quadrato dei blu, se conquistano palla e la portano in trasmissione, quindi in conduzione, la, port in, scusate, in conduzione, non in trasmissione, la portano in conduzione fuori, conquistano due punti. Mentre se la intercettano e la palla va fuori, eh, è zero punti per tutti e si, il mister naturalmente eh, dà palla velocemente nel quadrato dei rossi e tutto ricomincia. Allo stesso modo, quindi altri due gialli che erano in attesa in questo quadrato vanno forte in, nel quadrato dei rossi, che naturalmente devono fare sempre cinque passaggi, eccetera, eccetera. Questo dura due minuti. Dopo due minuti, una squadra, in questo caso i blu che hanno iniziato il possesso, vanno nel quadrato dei gialli e i gialli vanno nel quadrato del rosso e inizia tutta la stessa, eh, la stessa esercitazione per altri due minuti, fin quando poi lo fanno i rossi. Dopo sei minuti, quindi questi. Tre blocchi da due minuti, eh, diamo un minuto, un minuto e mezzo, due minuti in base eh, all'occorrenza di, di recupero e poi inizia il secondo giro. Va bene? Quindi si fa tutto allo stesso modo. Naturalmente, ripeto, si conteggiano i punti eh, di ogni squadra e alla fine la squadra che avrà fatto più punti avrà vinto e l'ultima pagherà pegno. Quindi ah, ripeto, okay. in questo alleniamo eh, la tecnica perché dobbiamo fare possesso a. Naturalmente dentro si gioca a un tocco, quindi naturalmente ah, abilità tecniche per eludere il pressing avversario in uno spazio limitato, quindi difficoltà dello spazio limitato, pensare prima, eh, con qualità e naturalmente muoversi in zona luce, farsi vedere, quindi tutte cose naturalmente troviamo in partita. Ok, c'è qualcuno in genere che cerca di fare un po' il furbo in questa esercitazione e cosa fai di conseguenza? Tutti. Tutti, Tutti. <ride> no, più, che, più che altro nel rubare nel punteggio, sai, questa l'ho toccata, questa non l'ho toccata, questa è andata fuori, è uscita di un millimetro. Ma è bello perché comunque sono, è, è un'esercitazione molto coinvolgente. Si divertono perché ripeto, eh, si divertono nell'aggredire, si divertono nel conquistare palla. Si divertono nel, nel far girare a vuoto gli avversari e quindi fare punto. E, quindi questa è una, veramente una bella esercitazione. Ok, perfetto. Eh, ti regoli sul recupero anche in base ai preparatori atletici? Come, come lo regoli? Sì, sì, di che... solito mi confronto sempre con loro. Quindi, ti ripeto, di solito abbiamo fatto un minuto, ma un minuto, massimo un minuto e mezzo. Poi se vedo che hanno bisogno un po' più di recupero, per lì ti ripeto, è sempre la sensibilità dell'allenatore di capire se deve dare qualcosina in più. Ok. Partiamo invece con il quarto. Eh, anche qui presumo un possesso giusto? sì, questo è sempre un altro possesso sempre per eh, evidenziare quello che abbiamo preso e abbiamo visto prima quindi eh, qualità tecniche e qui abbiamo praticamente una squadra che sono in questo caso i rossi eh, no qui me l'hanno messo i blu va bene i blu schierato con il sistema di gioco vedi 4 3 1 2 okay. quindi Su. praticamente simulano il loro sistema di gioco contro 5 avversari che naturalmente devono conquistare palla. Naturalmente c'è un'ampia un'ampia superiorità numerica, questo proprio per facilitare naturalmente il possesso e quindi andare anche a meccanizzare alcuni movimenti che sono insidi del sistema di gioco, no? che naturalmente nel 4-3-1-2 eh, l'ampiezza tu ce l'hai col terzino, ce l'hai magari con... Eh, con la mezzala che può aprire in fascia, eh, ce la, la puoi avere con la punta, no? che può aprire naturalmente leggermente in fascia, con palla al terzino, con palla a centrocampista in base anche uh, alla posizione degli avversari, o lo puoi avere con, con il trequartista. E, e mettiamo cinque difendenti che naturalmente hanno come obiettivo di recuperare palla. L'obiettivo del blu è quello di fare 10 passaggi senza essere intercettati, quindi conquistano un punto eh, nel momento in cui naturalmente riescono a fare 10 passaggi. Poi se ne fanno 20, quindi se riescono ad andare avanti senza essere intercettati, continuano e il punteggio continua a salire. I rossi invece devono conquistare palla e subito passare velocemente ad uno, dei due, ad uno dei cinque compagni che sono all'esterno del, del, del rettangolo, che è un rettangolo 30x25. Quindi naturalmente i blu, nel caso in cui dovessero perdere palla, devono subito tutti insieme andare eh, forte verso il possessore palla per cercare subito, come dicevo prima, nel giro di 2, 3, 4 secondi al massimo, di, di recuperare palla e quindi di fare questa transizione negativa e quindi è un altro aspetto che noi andiamo a mettere in, questo, in questa esercitazione quindi possesso, perdita palla transazione negativa quindi andare subito alla regressione immediata per evitare che il rosso naturalmente facilmente possa servire un proprio compagno all'esterno all del, del rettangolo eh, questa esercitazione dura 5 minuti i blu rimangono ancora dentro naturalmente dopo 5 minuti cambiamo i cinque giocatori e quelli che stavano fuori entrano dentro in modo da dare anche respiro a chi sta dentro e mettere gente fresca dentro e dopo altri 5 minuti quindi dopo dieci minuti diamo un po' di recupero e invertiamo i ruoli quindi saranno i rossi sempre con il sistema di gioco 4-3-1-2 schierati dentro e cinque blu e cinque fuori che faranno quello che hanno fatto i rossi nella, nella eh, nei precedenti blocchi ci chiedono si, potrebbe si potrebbero aggiungere le porte eh, per i blu la porta per i blu eh, tipo fai 10 passaggi e poi puoi attaccare la porta per dare un obiettivo in più cioè fare gol eh, lo, lo si può fare ti ripeto eh, ogni, 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 ogni allenatore è libero di poterci aggiungere delle, delle varianti eh, perché ci sono no? De, delle, 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 delle situazioni dove non vuoi fare solo Possesso e quindi fine a se stesso, però vuoi dare alla squadra la possibilità pure di, comunque di, di andare in profondità, no? di andare a far gol. Quindi questo è una, un aspetto che puoi fare, di solito eh, è una cosa che faccio quando faccio i giochi di posizione, no? dove fai un blocco, fai dei blocchi, dove fai solo possesso palla e poi fai dei blocchi finali dove dai la possibilità alla squadra poi di andare a finalizzare. Quindi mh, questo magari è più costruito per, eh, per essere un possesso vero e proprio. Però, se poi uno ci vuole mettere anche la finalizzazione, deve poi costruirlo e renderlo naturalmente un'esecuzione valida. Esatto, quella sarebbe più con le porte. Al gol sarebbe più una partita a tema. un small side sì, team, esatto, esatto, esatto. C'è un'altra domanda di Kiss. Il mister preferisce coprire le caratteristiche di un giocatore e farle combaciare con la propria idea. O adattarsi alle caratteristiche del proprio giocatore e lasciarlo libero di creare? Quindi tu adesso Io... hai parlato anche del fatto che qui si può anche già organizzare qualcosina per la fase offensiva, eh, quindi ma anche inerente a questo niente, dici la tua. Guarda, per me è, è fondamentale eh, sfruttare al massimo le caratteristiche e le qualità dei giocatori. Io mh, spessissimo ho, ho costruito esercitazioni, ho costruito delle giocate in base a, alle qualità e alle caratteristiche dei miei calciatori. Eh, spesso impari da loro. No? Magari vedi delle giocate, che magari non avevi pensato, e vai lì a casa, pur a fine allenamento, eh, prendi appunti e vai a costruire qualcosa proprio per, per fare in modo che loro siano sempre al centro del, del progetto. È normale che poi devi, devi creare: l'allenatore deve creare un'identità un unica dove il calciatore si, si riconosca. Però all'interno di, di, di questo, naturalmente ci, ci deve essere la, la, la fantasia, l'intraprendenza di ogni singolo calciatore perché poi sono loro che ti fanno, ti fanno vincere le partite, ok? Eh, ne avevo anche un'altra. I rossi sono passivi o attivi? Chiede Ghost? Non ho capito, scusa, i rossi, chi li sta difendendo? Quindi sono passivi o attivi? No, no, i rossi sono attivi, no, no, i rossi sono attivi. Perché okay. loro devono conquistare palla e subito passarla ad uno dei propri compagni che stanno all'esterno e guadagnano un punto. Invece, nel momento in cui si perde palla, quindi il blu perde palla, deve subito fare una transizione negativa, quindi andare alla regressione immediata per evitare di conquistare palla e cominciare di nuovo il possesso. No, no, sono attivi i 5 che sono dentro, sono attivi quelli che sono un po' più passivi, sono quelli fuori, ma poi dopo entrano dentro e, e fanno la stessa cosa. Sì. Adesso comunque è... Siamo passivi, tra virgolette, perché comunque devono sempre muoversi in base a dove sta la palla per permettere poi al compagno che conquista la palla all'interno di, di avere una traiettoria di passaggio semplice e non ostruita sì. dal, da un avversario. sì ehm, Parlando appunto di, di, di come tutti adatti anche ai calciatori, anche nelle esercitazioni, magari eh, tornando a. Sì, di nuovo il trequartista. Sì, dai. Eh, hai ad esempio, facciamo qualche nome di calciatore che hai allenato però mh, ovviamente nei limiti, hai già Pedro ad esempio trequartista perché comunque sì. quando lo avevi ancora tu non era ancora la prima punta che quasi prima punta che si vede ora quindi ad esempio devi fare tutto questo per mettere in risalto magari Gio Pedro trequartista quindi dietro le due punte magari Cosa, mh, come lo programmeresti se cambieresti qualcosa, qualche variante qualche indicazione No, vedi, ripeto, è quello che dicevo a Joao di, eh, di che lui. era l'uomo in più, nel senso che era il calciatore che veramente era libero di andarsi a trovare la posizione, perché era è anche difficile a volte per gli altri eh, poi marcarlo. Quindi, lui mi andava a creare un po' la superiorità. È normale che, spessissimo, essendo lui un destro, Preferiva no? andare a giocare un po' sul, diciamo, sul centro-sinistra nostro, perché lì poi lui cercava, cercava di ricevere palla e di andare a puntare in modo che lui potesse poi o crossare o tirare o fare un 1-2 col destro gli veniva più semplice. E quindi tante volte noi creavamo, attraverso anche dei giochi di posizione, delle strutture dove lui spessissimo soprattutto quando poi affrontavamo squadre eh, che giocavano con Rombo come, come noi, per avere un po' di superiorità iniziale, e lui apriva molto in fascia e, e quindi questo gli, gli, gli permetteva naturalmente di avere un po' più, più di spazio, ma allo stesso tempo come, come idea, come regola, come principio, in modo che lui potesse naturalmente leggere altre, varie situazioni, quella comunque di stare sempre alle spalle dei centrocampisti avversari. Poi poteva venire avanti a giocare, no? Però nel momento in cui poi viene avanti l'avversario che tu eh, ti tieni alle spalle non ti vede, quindi lui più facilmente poteva smarcarsi. Però lui era molto libero di andarsi a a trovare gli spazi, a leggere il gioco. E credo che questo sia fondamentale, ripeto, al di là di quelle due o tre giocate preordinate che noi magari provavamo in base all'avversario, no? in base al sistema avversario, dove tu magari le provi due o tre giocate preordinate, eh, però sappiamo che mh, non sempre poi questo in partita può capitare, no? perché magari l'avversario è disposto diversamente, quel tipo di situazione che hai preparato magari non, non si è verificata. E quindi il giocatore deve essere bravo lì a, a, a leggere il gioco, a leggere eh, come è posizionato l'avversario, se è stretto, se è largo, se è lungo, se è corto, eh, in base anche al compagno che ha la palla. E quindi mettersi sempre delle condizioni di ricevere, eh, e sempre con l'idea, ripeto, di giocare in avanti. C'è anche una domanda che è inerente a questo. Eh, la capacità di dribbling di un calciatore, ecco qui ad esempio, può essere migliorata di molto tramite esercitazioni, oppure è una qualità naturale che più o meno resta quella? Allora, sicuramente è una qualità naturale che dobbiamo essere bravi a non, non offuscare. E naturalmente, attraverso esercitazioni eh, di uno contro uno, due contro due, o anche attraverso le semplici partite a tema, dove magari nell'ultimo quarto di campo puoi dare tocco libero no? perché è normale per velocizzare eh, sia dal punto di vista mentale dal punto di vista tecnico spesso facciamo esercitazione a uno o due tocchi però sappiamo benissimo che in partita ma anche nella stessa esercitazione nella stessa partita d'allenamento, può capitare che un giocatore abbia, abbia spazio, abbia tempo e quindi la palla la, la, de la debba anche portare se deve dribblare un avversario però c'è un tocco due tocchi questo naturalmente non lo, non lo può fare e quindi dobbiamo essere bravi naturalmente a fare esercitazioni dove si gioca uno o due tocchi ma anche esercitazioni e partite a tema dove il calciatore ha tocco libero o in una determinata zona di campo dove sappiamo che è fondamentale l'uno contro uno, dove saltare l'uomo e creare la superiorità numerica ci permette di andare più facilmente alla conclusione e se questo poi lo soffochiamo Facendo giocare i nostri giocatori solo a uno o due tocchi, col tempo. Poi questa, anche se un calciatore ha una grande dote, sotto questo aspetto, col tempo lo va un po' a perdere. Sono praticamente le parole che ho letto da poco su un'intervista di Maurizio Visci, eh, in cui praticamente sta dicendo che in Italia siamo molto bravi, siamo molto preparati a livello tattico. Eh, a volte è troppo eh, a tal punto da rovinare appunto questi, questi calciatori soprattutto poi lui ovviamente è un coordinatore delle giovanili della, della nazionale quindi lui parla ancora più dei settori giovanili però purtroppo anche nelle prime squadre accade no no, sono, ti ripeto, sono d'accordissimo eh, è, è sempre il calciatore, ti ripeto, che eh, è, è il protagonista ed è quello che naturalmente eh, ti mette nelle condizioni di poter vincere le partite. Eh, noi dobbiamo essere bravi a migliorarli e non a peggiorarli. Quindi, eh, se uno ha una grande dote, dobbiamo far sì che questa la mantenga e la, e la migliori. Ma questo vale per tutti, per tutti i calciatori. Poi, ti ripeto, ci sono delle esigenze di squadra, eh, dove naturalmente si ragiona con una sola testa, ma poi le qualità individuali e, e soprattutto le, gli aspetti che sono fondamentali per vincere una partita vanno naturalmente allenati. Bene, possiamo andare avanti con l'allenamento, con la seduta? Allora, questa è un'esercitazione un di fase di non possesso che io faccio spessissimo quando naturalmente adotto il, il rombo. Per abituare naturalmente, faccio una premessa, tutte le esercitazioni eh, sono... Mh, eh, cerco sempre di esasperare un po' il concetto, no? cioè di mettere quanto più in difficoltà la mia squadra, i miei giocatori, perché e dalle difficoltà che poi naturalmente si migliora eh, si, si accendono tutti i sensi e soprattutto si riescono poi a risolvere quelle situazioni che in partita possono eh, spesso capitare quindi questa è un'esercitazione naturalmente in fase di, di non possesso in inferiorità numerica è un 1, un, l'1 sarebbe il portiere 7 che sono i 4 difensori più i 3 centrocampisti contro 8 giocatori avversari che ho simulato eh, giochino con un 4-3-3. Quindi ci sono i due difensori, eh, due esterni bassi. C'è cioè, eh, il play, i zali, e i tre attaccanti: l'attaccante centrale e i due attaccanti esterni. Eh, quello lontano in figura sarei io. Quindi, il mister con, con il pallone che inizia l'azione. Eh, inizialmente diciamo è tutto un po', tra virgolette, Passivo, cioè i rossi si avvicinano agli avversari, i blu si avvicinano agli avversari, eh, l'unico che non può essere attaccato, intercettato è il, il play, eh, è quello davanti, davanti al mister eh, e poi nel momento in cui si arriva poi al cross tutto diventa, diventa attivo. Con queste decisioni cosa voglio allenare? Naturalmente il 4-3-2 è un sistema di gioco Soprattutto quando poi è in fase eh, di attesa un po' più bassa Che è molto vulnerabile Soprattutto quando si consente all'avversario di farti i cambi di gioco Quindi andiamo a lavorare Quindi permettiamo volontariamente all'avversario di farci il cambio di gioco Cosa che naturalmente in partita cerchiamo in tutti i modi di, di evitare Però questo, in questa situazione invece la faccio fare Proprio perché poi voglio allenare altre situazioni, quindi l'esecuzione inizia naturalmente col mister che tappa palla ad uno dei rossi, la, la palla se la passano un po' per due o tre passaggi, fin quando poi la palla deve sempre andare più o meno al, al mediano, al play rosso, che va a fare un cambio di gioco, che lo può fare naturalmente o sull'attaccante esterno che abbiamo visto in figura adesso qui riceve palla, con la sovrapposizione del, del terzino, oppure direttamente sul terzino, un po' più avanzato naturalmente, nel caso in cui naturalmente l'attaccante esterno abbia stretto più vicino ai centrali difensivi, diciamo nostri. Eh, e quindi che cosa voglio? Che nel momento in cui naturalmente c'è questo cambio di gioco ci deve essere subito una presa di posizione, quindi una corsa in diagonale all'indietro per andare subito a coprire l'area, a coprire subito la porta. Quindi la presa posizione della porta naturalmente in fascia avremo un 2 contro 2 col terzino sinistro in questo caso e la mezzala sinistra, e avremo poi i... questo ve lo voglio far vedere con la lavagnetta perché secondo me rende di più, vediamo un po' se qua. Dimmi se si vede, Riccardo Sembra di sì. sì, sì, sì. Esatto, quindi praticamente il mister inizia con la palla. Se la passano un pochettino nel momento in cui la palla passa al play, cambio di gioco. In questo caso, abbiamo detto sul, sull'esterno: ci sarà eventualmente sovrapposizione. Quindi, velocemente andare a prendere posizione. Ci sarà in fascia un 2 contro 2 con il nostro terzino e la nostra mezzala. Qui diventa tutto attivo nel momento in cui la palla arriva all'esterno, c'è il cambio di gioco, e diventa tutto attivo. Ipotizziamo che naturalmente i gialli si possano buttare dentro la mezzala avversaria di parte, l'attaccante, l'esterno opposto e la mezzala opposta. Ci saranno quattro gialli che vanno a chiudere. Vediamo di qua. vanno a chiudere l'azione. Va bene? Noi avremo naturalmente il terzino che va a chiudere con la mezzala. Avremo il primo centrale, l'altro centrale e il terzino che vanno a difendere e il nostro mediano e la mezzala opposta che vanno a lavorare un po' sull'intercetto in zona dischetto. Va bene? E quindi naturalmente il. Il, il, diciamo il suggerimento, anzi il, il codice che do ai miei difensori: naturalmente di guardare l'avversario che fa il cross, ma nello stesso tempo marcare l'uomo, guardare l'uomo, sentire l'uomo, quindi non farsi attrarre solo dalla palla, ma sentire l'avversario perché se questo fa un tiro, lo mette all'incrocio, gli facciamo l'applauso. 9 volte, volte su 10, 10 volte su 10 farà un cross e sono questi uomini che possono far gol quindi sarà fondamentale naturalmente coprire il, pralo, il primo palo, coprire la porta ma nello stesso tempo marcare e devono essere bravi naturalmente i due mediani a coprire le zone di schetto per un cross magari all'indietro o per gli inserimenti naturalmente delle, delle mezzali eh, avversarie. Nel momento in cui i rossi dovessero conquistare palla, velocemente, quindi transizione positiva, e devono portare palla, quindi condurla attraverso o un'azione personale o attraverso dei passaggi, condurre palla fino alla metà campo per conquistare un punto. Quindi andiamo, ripeto, a, a lavorare su eh, un aspetto per, per me fondamentale, soprattutto se si fa questo sistema di gioco. Quindi, eh, lavorare sui cambi, sui cambi gioco lavorare sulle marcature in, in area di rigore e in, in caso in cui si conquista palla, velocemente andare a ripartire, quindi andiamo a lavorare anche sulla transizione positiva Ok, ci sono due domande, due domande molto belline una inerente alla, al tipo di difesa, quindi eh, dalla parte di Dav, a zona o a uomo nella zona, ovviamente a uomo, quindi quale delle tre? Eh, ti ripeto, io preferisco che i miei calciatori marchino a zona, eh, marchino a uomo. Naturalmente noi, il, il primo centrale è quello che va un po' a, a, a coprire il palo, ma nello stesso tempo dà un occhio eventualmente a un, a un avversario. Eh, e gli altri due devono assolutamente marchare a uomo quelli che poi ti fanno gol, la stessa cosa gli centrocampisti devono essere bravi ad avere un riferimento e, e marcarlo Ok, mentre la seconda questo eh, lo si fa principalmente se gioca contro una squadra con modulo 4-3-3 o anche se gli avversari giocano con altri moduli contro i sistemi di gioco? No, 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 no contro qualsiasi sistema di gioco, Io ho preso un 4-3-3 giusto per per fare il disegnino quindi anche se dovessimo giocare contro un 3-5-2 eh, avremo il quinto che naturalmente potrebbe essere la, il giocatore che riceve palla e ci saranno due punti attac due attaccanti del 3-5-2, una mezzale il quinto opposto che possono andare a chiudere l'azione quindi ci troveremo sempre con 4-5 avversari che vanno a chiudere l'azione noi dobbiamo essere bravi ad essere o in parità o in, o in superiorità numerica ok Bene. L'altro ok? Sì? E qui abbiamo, ecco. Voi <ride> adesso, ogni tanto quando c'è un errore di qualche calciatore in questa costruzione dal basso, che ormai a volte diventa una parolaccia per qualcuno, sì, ovviamente si mortifica la tattica e non ovviamente il calciatore che magari ha fatto quell'errore, che può essere tecnico, può essere anche di, di lettura del gioco e quant'altro. Ci vuoi dire qualcosa magari su questa partenza dal basso, costruzione, insomma? Allora, io no, non amo prendermi grandi rischi nel senso che spessissimo ho fatto poi calciare naturalmente il portiere, far salire la squadra e andarmi a giocare la seconda palla eh, senza grandi rischi. Naturalmente, nel calcio ci sono le mode, se magari non lo fai sembri un allenatore superato, eh, <ride> e quindi naturalmente in questi mesi, essendo senza senza panchina naturalmente mi sono messo un po' a... solo attraverso le partite che vedo ma soprattutto eh, studiare qualcosina per vedere eventuali soluzioni per poter provare una cosa una cosa del genere e eh, ho preparato due soluzioni che le reputo eh, molto molto eh, semplici tra virgolette e poco rischiose in che senso naturalmente ho ipotizzato che la squadra avversaria, come fanno ormai tantissime squadre, vengono a prenderti a uomo. Va bene? Quindi eh, l'unico in questo momento che ci permette di avere la superiorità è il portiere. Va bene? Quindi eh, direi ai miei calciatori, eh, il gioco riprende sempre da uno dei due centrali. E la palla va passata al portiere e non al contrario, va bene? Quindi questo è un codice che io darei ai miei calciatori. Quindi è uno dei due centrali che dà palla al portiere e da lì inizia il gioco. Perché? Perché il portiere, in quel caso, è l'uomo in questo momento che mi dà la superiorità. Quindi, che succede? Che se il portiere, nel momento in cui ci dovesse essere questa trasmissione palla, viene attaccato, in questo caso, da questo giocatore rosso che avete visto in figura quale sarà l'obiettivo, l'uomo obiettivo da servire è appunto il nostro centrale che ha iniziato, iniziato l'azione perché il suo avversario in questo caso è andato a pressare il mio portiere e quindi lo facciamo attraverso lo facciamo indirettamente quindi non direttamente dal portiere al centrale ma indirettamente attraverso il nostro play che anche se è marcato naturalmente a tempo e spazio per fare una giocata semplice per il centrale, che, naturalmente, poi si proporrà 4-5 metri in avanti, prendere palla indisturbato, portarla e naturalmente lì vedere se attaccare subito la profondità quindi con un lancio lungo. Perché naturalmente, qual è l'obiettivo del, del gioco dal basso? Sfruttare il fatto che gli avversari naturalmente ti concedono 50 metri di campo e quindi andare ad attaccare subito quei 50 metri di campo e questa è una soluzione quindi nel momento in cui il centrale ormai abbiamo creato la superiorità siamo entrati dentro deve essere poi bravo subito, velocemente a eh, capire qual è la soluzione migliore quindi una giocata breve tra le linee e servire un compagno che naturalmente si è smarcato o attaccare attraverso un lancio lungo come dicevo prima direttamente la profondità la seconda Soluzione invece, vai avanti Riccardo. avanti. Okay. ok, stessa cosa. Si parte sempre da un centrale, uno dei due. Eh? Io in questo caso l'ho fatto il disegnino dal, dal centrale destro, ma può partire anche dal centrale destro. Non cambia niente. Eh, nel momento in cui la palla va al portiere e la squadra avversaria rimane sulle posizioni, quindi non pressano il portiere significa che non abbiamo superiorità, non abbiamo la possibilità di poter cercare un giocatore libero e quindi a quel punto dico al mio portiere, che deve essere bravo in quello, deve essere veloce nella lettura, di fare un lancio lungo verso uno delle mie punte e da lì andiamo a giocarci l'uno contro uno, una seconda palla, una spizzata, uno, uno scarico e da lì naturalmente il momento in cui c'è il lancio del portiere, i due centrali devono salire velocemente, eventualmente mettere in fuori gioco i due attaccanti, i terzini stringere più in zona palla, le mezzali naturalmente accorciare, così come il trequartista che può andare su un'eventuale spizzata, così come la seconda punta e il mediano ancora accorciare in avanti. Quindi in modo che abbiamo due giocatori che possono essere trequartista e seconda punta, andare su un'eventuale spizzata del compagno, mentre gli altri... Calciatori invece accorciano in avanti nel momento in cui dovesse esserci magari una respinta invece della squadra avversaria o uno scarico dietro del, del compagno, e quindi poter comunque essere pronti a fare sempre una giocata in verticale in avanti. Io credo okay. che queste siano due situazioni molto semplici dove non si rischia e dove io dico sempre alla mia squadra che se si può giocare proviamo sempre a giocarla, ma se non ci sono le condizioni, non è vergogna buttare o la parla in tribuna, o naturalmente lanciarla a lunga. In questo caso, in, questi due, in queste due esercitazioni, eh, li fai principalmente giocare, metti subito la palla e devono subito partire, cerchi di creare più situazioni possibili, giusto? O cerchi di un po' di schematizzarlo. Allora, eh, queste sono cose che io non ho ancora mai provato. Va bene okay. perché poi sono cambiate un po'. Le regole. Sono due anni che, naturalmente, eh, sfortunatamente, <ride> ho lavorato un po' meno. E quindi queste sono situazioni che io le farei fare naturalmente in maniera analitica, così come hai visto, quindi attraverso esercitazioni proprio 10 contro 10, 11 contro 10 in questo caso, dove naturalmente tu gli spieghi quello che vuoi, gli fai capire che è importante che la palla inizi dal centrale verso il portiere e non viceversa, quindi questo diciamo è un, è un principio cardine dove il calciatore si, si aggrappa e quindi da lì deve capire, poi il portiere, deve capire se viene attaccato da uno dei due attaccanti o se invece non viene attaccato. Va bene? Quindi provare, quindi far vedere tutte e due le soluzioni, quindi magari eh, blocco uno, l'attaccante viene a pressarci, a quel punto misi libera il centrale. Mediano, eh, fai, eh, naturalmente al mediano gli dico di stare un po' più lontano e poi eventualmente venire incontro in modo da poter avere quel metro, quel mezzo metro di spazio in più e poi lui darà palla al centrale che si riproporrà, e così andiamo a sviluppare l'azione d'attacco. Ne fai 4-5 a destra, ne fai 4-5 a sinistra, e poi ne fai altri 5-6. Fai invece il lancio lungo, e quindi vai ad allenare un po' tutte quelle due situazioni che il calciatore in partita può trovarsi. Ok, sì, bello. Questo. Poi, naturalmente, scusa se sì. ti interrompo, Riccardo. Vabbè una cosa che farò, ma proprio per, per allenare questa, questa cosa, è metterlo nelle, in una partitina. Cioè in una partitina eh, costringo, diciamo, un tempo, una squadra a partire sempre dal basso. Va bene? E gli avversari naturalmente andarli a prendere a uomo. Quindi loro si abitano a questa situazione, la vanno a leggere, vanno a cercare di, di risolverla da soli. In partitina senza dare delle cose preordinate e vedere anche un po' come reagiscono in modo da abituarsi anche a fare le cose in maniera naturale e, e meno meccanica. Ok, volevo eh, chiarire subito per De Marvellus: può essere effettuato anche da, da un calcio di rinvio? Sì, anzi, va fatto <ride> principalmente da lì, però anche con, con pallone già in movimento. Eh, però in questo caso penso che il mister si riferisca a un calcio di rinvio. Questo è, sì, questo è da un calcio di rinvio, assolutamente. Poi naturalmente eh, la costruzione eh, media, eh, quella ha altri, altri, eh, altri principi, altre idee, altri, altri codici. Sì. Però ehm... questo, questo, questo vale eh, sempre, nel senso, come idea di un calciatore, no? nel momento in cui... Uh, il mio diciamo avversario, uh, va a pressare un mio compagno, quindi io mi libero. È normale che divento io il giocatore da poter servire, essere servito. Hai capito? Quindi, il compagno mi dovrebbe cercare e io devo mettermi nelle condizioni di, di, di farmi servire, di farmi, di farmi passare la palla. Sì, magari con una costruzione un po' più alta non si ha sempre il portiere a disposizione, quindi la superiorità con lui. Eh, Assolutamente, però... no, no, questo ti ripeto: queste sono due situazioni sì. che io farei, farò sicuramente. Ma solo con rinvia dal fondo. Sì, eh, la seconda era eh, per aiutare anche: siccome ci seguono sicuramente tanti dilettanti eh, per mh, favorire tutto questo. Quando non si ha una squadra al completo, quindi magari 22 calciatori con, con cui proporre tutto questo, come lo suggeriresti sempre questo lavoro di, di costruzione dal basso? Eh, ti ripeto: eh, puoi farlo tranquillamente perché praticamente quelli che sono fondamentali sono naturalmente i due attaccanti avversari e i centrocampisti. Dai, sono quelli che, che più ti possono rendere eh, veritiera l'esercitazione. Va bene perché è quello sviluppo iniziale che è fondamentale, cioè qual è quello che noi andiamo ad allenare? E innanzitutto. Il portiere che deve essere bravo nella lettura immediata della situazione sono attaccato sì cosa devo fare sono, sono attaccato no cosa devo fare quindi sono attaccato devo cercare eventualmente il mio play che poi la scarica sul mio centrale che si è liberato non vengo attaccato devo naturalmente lanciarla lunga quindi naturalmente posso anche non avere i difensori avversari, qualche centrocampista o posso metterci un collaboratore, se, se ce l'hai, eh, posso mettere dei, dei, dei paletti giusto per dare dei riferimenti, dei cinesini, eh, dei birillini, ripeto, giusto per dare dei riferimenti anche alla squadra che deve naturalmente attaccare. Però sicuramente si può fare, non c'è bisogno di avere per forza un 11 un contro 11 in questo caso. Adesso ti rompo un po' le scatole per fattore portiere, poi lo farò anche domani sicuramente con David Day, ah, perché... <ride> per chi non, non ha seguito prima, domani ci sarà l'allenatore dei portieri di Mister Rastelli, sempre qui in diretta su Twitch. E a proposito di portieri, eh, quando si parla di portieri, soprattutto uno in particolare, diciamo che gli pesa questa costruzione dal basso magari, ed è un portiere che hai avuto, Alessio Cragno, spesso viene detto lui non gioca, non è così non va in top club perché non hai i piedi o quant'altro tu cosa, ovviamente domani poi a David eh, questo ci dirà tantissimo, lui perché penso che sia un, un portiere molto su cui si è affezionato tantissimo però tu proprio allenatore che quindi fai una scelta eh, di chi mandare in campo eh, cosa, cosa pensi di tutto, di tutto ciò? io penso che prima cosa il portiere deve parare perché lui nasce, nasce per parare, eh, che poi l'evoluzione abbia portato a far sì che il portiere debba essere anche bravino con i piedi, è un qualcosa in più, quindi anche questo deve essere bravo l'allenatore a capire se il, con, le, eh, il chiedere spesso no, il retropassaggio, per esempio a me non piace molto il retropassaggio, eh, mi piace molto giocare in avanti. Giocare in avanti non significa buttare la palla, significa mettersi sempre nelle condizioni di poter fare un passaggio in avanti. Poi non ci sono le condizioni perché non posso né buttarla, l'avversario mi ha chiuso tempo, spazio, eh? allora faccio uno scarico dietro e, e, e magari per iniziare l'azione dal da, da, da lato debole. Però, eh, ti ripeto, il portiere deve essere bravo a parare. Se non è bravissimo con i piedi e fa qualche errore, amen ma io non lo giudico assolutamente per questo, lo giudico per quello che fa in porta. Sì, ho eh, dimenticato l'altra domanda, vabbè non importa. Eh, dopo risponderò alle domande che non sono, cioè risponderò a proporre le domande al mister che non sono proprio inerenti all'allenamento, all quindi tranquilli, non vi sto ignorando, non, non vi ignoreremo. Eh, però andiamo... Ah, c'è già Alessio Teran, come le altre posizioni, non tutti i difensori di centrali ad esempio, sono, sono tecnici, sì. Possiamo andare avanti con l'altra slide, sì, e qui c'è già un po' più, meno magari situazione, quindi con avversari si va ad attaccare. Sì, questa praticamente la faccio di solito il venerdì, quindi in una, in una sessione di allenamento un po' più tranquilla, no? Siamo a fine settimana, dico venerdì pensando sempre che si giochi la domenica, eh? il giovedì se dovesse tanto ora non si capisce più niente, giovedì si <ride> gioca tutti i giorni. <ride> Rimaniamo su, sul calcio vecchio stampo. E, e quindi una giornata dove naturalmente deve essere un po', un po' di scarico, va bene? Quindi andiamo sempre a mettere dei concetti che sono naturalmente tecnici, quindi di qualità, trasmissione, cambi di gioco, cross, eccetera, eccetera. E soprattutto un aspetto che per me è fondamentale, soprattutto, ma con tutti i sistemi di gioco. Ma soprattutto anche col 4-3-2, quello comunque di andare a riempire l'aria attraverso naturalmente le due punte, il trequartista eh, e la mezzala opposta. Va bene? Quindi li faccio divertire, si passano un po' la palla con l'obiettivo che poi la palla debba arrivare sempre al, al mediano, al play. Che va poi ad effettuare il cambio di gioco, prima da una parte e poi dall'altra. Naturalmente cercando l'ampiezza, con con il terzino, anche se qui l'ho messo molto molto basso, ma naturalmente noi lo facciamo già alzare più o meno a 7-8 metri dall'area di rigore e naturalmente va al cross, quindi andare a curare anche la qualità del cross e quindi eh, mentalizzare la propria squadra a, ad attaccare con ferocia l'area di rigore quindi io dico sempre al primo attaccante più vicino a, diciamo alla palla di attaccare forte il primo palo senza Se senza ma, lui deve attaccare forte il primo palo. Tanto, ci saranno altri tre compagni che copriranno uh, centralmente la porta, che può essere la seconda punta o il trequartista, uh, copriremo il secondo palo uh, con la mezzala opposta o sempre con una punta con il trequartista. E quindi. Eh, è fondamentale che un attaccante attacchi forte il primo palo perché tantissime volte un cross sbagliato, un cross corto comunque se arrivi con i tempi giusti riesci sempre a sorprendere l'avversario e De Vitis, se ve lo ricordate Toto De Vitis ci ha fatto una carriera tantissimi gol e l'ho uscito sempre ai miei giocatori attaccando senza pensarci su due volte il primo, il primo palo. Però questa, ripeto, è un'esercitazione per farli divertire, curare un po' tutti gli aspetti, ma soprattutto mentalizzare la squadra a, um, ad attaccare e a riempire l'aria. Due aspetti fondamentali che sono anche naturalmente tattici. Nel momento in cui naturalmente va al cross come in questo caso il terzino sinistro, naturalmente chiedo alla mia mezzala di parte, in questo caso la mezzala sinistra, di naturalmente dare una leggera copertura perché è andato già il terzino a crossare, pronto eventualmente per una respinta, una seconda palla o per evitare una ripartenza avversaria in modo da non rimanere troppo, troppo sguarniti. Eh, stessa cosa nel caso in cui al cross dovesse, dovesse andarci la mezzala perché può capitare che l'ampiezza e lo facciamo perché a volte do l'alternativa, quindi l'ampiezza la cerchiamo con la mezzala, sarà il terzino naturalmente a stringere, ad accorciare un po' in zona palla e fare più o meno le funzioni della, della mezzala, sempre per dare il giusto equilibrio alla squadra, avere 5 giocatori che attaccano, 6 e minimo 4 che comunque sono pronti per un'eventuale riconquista o ripartenza avversaria. Quindi vedi che l'esercizio comunque anche tecnica, tattica e quindi completa anche sotto questo aspetto e soprattutto si divertono a far gol che è poi l'essenza <ride> del calcio <ride> ti è capitato di trovare comunque nuove soluzioni anche lasciandoli fare magari? sì sì Ma te, ripeto, te, io imparo tantissimo da loro ti ripeto ci sono magari delle, delle, delle giocate delle cose che magari non avevi pensato mh, e lo fanno loro a volte io li lascio molto liberi proprio di divertirsi, di trovare le giocate, e quindi ho sempre preso spunto da questo: assolutamente. Ok, ehm, c'è una domanda di Alessio, secondo il mister. Se è un giocatore ecco, non vuole fare un'esercitazione, come lo si convince a farla? Oppure si può trovare un compromesso? Ovviamente parlo di calciatori che non hanno dedizione all'allenamento, senza fare il nome, ovviamente, però vabbè. Guarda, io credo che naturalmente eh, la cosa fondamentale è che ci sia partecipazione e soprattutto il calciatore debba sapere perché si fa una cosa. No? Io quando prima di andare in campo naturalmente eh, riunisco la squadra nella saletta, quindi spiego l'allenamento che vado a, a fare, tutte le varie esercitazioni e ogni esercitazione che normalmente vado a spiegare. La vado a motivare, no? Dico, ragazzi, facciamo questo per questo motivo, faccio quest'altro, per... facciamo questo per quest'altro motivo, e quindi rendo partecipe il calciatore. Poi è normale che se un calciatore naturalmente non ha voglia di fare una cosa e eh, si va a fare la doccia. Eh, eh, che ti devo dire? Però credo sia fondamentale il dialogo. Va bene, far capire perché si fanno certe cose. Io credo che col dialogo si possano evitare tante tante frizioni e portarsi sempre il calciatore dalla tua parte sì non obbligarli, eh, fagli capire per il perché sì. um, Elia ci chiede praticamente una variante che però hai già detto, quindi la mezz'ala che va più in fascia e l'esterno basso che va più nel mezzo, quindi C è una sì. variante che ha ma può, che andare, già... ma può andare anche la punta in ampiezza io te l'ho detto prima, in questo sistema di gioco, l'ampiezza, di... ma anche il trequartista cioè le varie varianti Significa che l'ampiezza te la dà il trequartista perché, se magari hai fatto l'azione eh, diciamo a, a sinistra, eh, no, il trequartista aveva aperto per creare un po' di superiorità. L'azione poi è andata dall'altra parte e lui rimane largo per pigrizia, perché magari ha sperato, spera che la palla gli arrivi. E attraverso un cambio di gioco la palla arriva a lui, quindi al trequartista. Significa che naturalmente andiamo a chiudere l'azione con la mezzala anche di parte. Con, eh, che farà da fun fungerà un po' da trequartista, ed è con la mezzala opposta e con le due punte. Quindi vai ad esempio ad attaccare la porta con quattro uomini. Quindi le varianti, mm. assolutamente, sono con tutti gli uomini che, naturalmente, in quel momento possono dare ampiezza alla squadra. Ok, perfetto. Abbiamo ah, l'ultima slide, la partita a tema. Allora, questa è un'altra partita che a me piace tantissimo perché comunque. Uh, il disegnino è sbagliato no? perché più o meno la possiamo fare di 60 e 70 metri, però io prendo sempre la metà campo come riferimento, va bene? Perché le due metà campo devono essere uguali, quindi giusto per, uh, per farvi fare le cose che eventualmente vi piace e riproporla e farla nel modo, nel, modo, nel modo giusto. Questa è un'esercizione che mi piace tantissimo, una partita a tema dove naturalmente... Si va ad allenare il pressing ultra offensivo e lo svolgimento è questo: una partita naturalmente normale dove si parte sempre con la palla al portiere di una squadra o dall'altra in base poi alla palla se è dei rossi o dei blu. In questo caso la palla è dei rossi e praticamente devono fare. 5 passaggi consecutivi: si gioca al massimo a due tocchi. Devono fare 5 passaggi consecutivi prima di poter eh, verticalizzare. Quindi superare la metà campo ed andare a far gol nell'altra metà campo. I blu naturalmente devono fare pressione molto, molto alta, evitare che naturalmente i rossi riescano a fare facilmente 5 passaggi, recuperare palla e velocemente. Eh, andare a fare gol cosa importante eh, se dovesse esserci un retropassaggio al portiere eh, diciamo non va conteggiato nel, per, per quanto riguarda i cinque passaggi quindi se io faccio uno, due, tre il quarto passaggio lo faccio indietro al portiere si continua naturalmente ma non viene conteggiato il passaggio al portiere quindi nel momento in cui la palla ritorna a un giocatore di movimento che la passerà al compagno riprenderà il conteggio eh, una facoltà che do naturalmente alla squadra in possesso, se dovesse avere difficoltà nel riuscire a superare la pressione avversaria, naturalmente do facoltà al portiere oppure a qualsiasi calciatore di lanciare lungo, quindi nella metà campo avversaria. A quel punto saranno i blu, in questo caso, a dover fare i cinque passaggi, quindi fare un lancio lunghissimo verso il portiere avversario, che naturalmente costringerà i blu. A rientrare nella propria metà campo, fare naturalmente anche loro i cinque passaggi per poter andare a far gol dall'altra parte. Questa è una situazione, una facoltà che do, però viene eh, fatta raramente. O se qualche volta non lo faccio io, proprio perché vedo che la squadra ha difficoltà, perché la pressione viene fatta molto, molto bene. I giocatori si divertono, si divertono a stare alti, si divertono naturalmente a, ad avere la porta molto vicina. Ed è un'esercitazione che ripeto, da molto sotto la, un aspetto che a me piace tantissimo, quella della pressione alta. La domanda di prima, che mi sono dimenticato sul portiere, infatti adesso ne hai parlato, che non vuoi che comunque si, si consideri come un passaggio, eh, come la vedi quando un calciatore magari vede il portiere come uno scarico responsabilità? Quindi ho paura di fare la giocata, la do al portiere sicuro, non sbaglio. No, no, mi arrabbio sì, è molto. È anche capitato. No, no. Riccardo mi arrabbio molto perché ti ripeto: eh, soprattutto quando tu sei in una fase di costruzione medio-alta, quindi quando magari tu hai palla più o meno in zona centrocampo, al limite del, del cerchio di centrocampo, quindi comunque sei eh, a ridosso no, della, della, della metà campo avversaria, sei più vicino alla porta avversaria. Quindi io mh, chiedo sempre ai miei giocatori di avere coraggio, di, 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 di farla la giocata in avanti ti ripeto, una sola condizione non mi permette di giocare in avanti quando magari l'ho stoppata male, poi il compagno me l'ha data male, quindi ho l'avversario che ormai mi è venuto addosso mi hanno tolto lo scarico eventualmente su un centrale, l'unica soluzione è o tirarla in fallo laterale o darla al portiere, esatto quindi è una situazione che naturalmente concedo, ma se ho la possibilità di giocare in avanti io voglio che si giochi in avanti non voglio che si giochi dietro, che io faccio mezz'ora di possesso palla sterile nella mia metà campo cosa ho messo in essere cioè io devo giocare in avanti perché devo andare a far gol e solo in quel modo lo posso fare anche se sappiamo che poi la maggior parte dei gol si fanno poi su, sulle transizioni positive no? Su, su perdita o su conquista palla. Eh, e se hai magari in squadra calciatori che anche centrocampisti magari che non riescono a guardare in avanti come lo svilupperesti magari come cercheresti di migliorarlo anzi? Sempre attraverso esercitazioni anche individuali quindi attraverso lavori individuali che permettano al calciatore quindi a, a lavorare sul sull'unicità del del ruolo va bene? Quindi mettiamo un play e quindi vai a creargli delle, delle esercitazioni in base al sistema di gioco e magari anche in base a quello che tu richiedi eh per quel tipo di partita che vai ad affrontare, in base anche all'avversario, al sistema di gioco, a come ti vengono a prendere, sono piccoli accorgimenti che poi di settimana in settimana tu, tu ci puoi andare a lavorare. E, e questo il calciatore migliora, si sente più sicuro, vedi che comunque lo stai migliorando. Perché quando è che non si fa una cosa? Questo nella vita di tutti i giorni, quando non la si conosce, no? ha paura di fare le cose quando non, non si conoscono. Nel momento in cui tu invece. Una cosa la conosci, sai perché la fai. Ti faccio vedere come la devi fare, ti insegno come muoverti eh, negli spazi, come ti devi posizionare col corpo. Diventa tutto tra virgolette un po' più semplice. Il giocatore prende un po' più fiducia, magari una o due volte la darà all'indietro, ma stai sicuro che poi col tempo inizierà a guardare in avanti. Ok, eh, adesso ci scrivete altro in quelle situazioni stagnanti. Non è compito magari dei centrali, quindi difesa, eh, portare avanti palla stile a per rompere la linea e andare più avanti col possesso? Tu cosa ne pensi di questa soluzione di un difensore magari? No, no, assolutamente. Il difensore se è a campo deve portare palla. Eh, questa è una, è una regola, un principio che do assolutamente ai miei difensori. Eh, se tu nel, affronti una squadra col 4-3-3, va bene? E tu giochi a quattro. Tu hai la superiorità numerica con i due centrali, no? cioè il due contro uno col, con l'unico attaccante centrale. Quindi, eh, io alleno la mia squadra quando affronto questo tipo di squadra a far sì che, comunque, o direttamente, o indirettamente, attraverso il passaggio di una mezzala o di, di un mediano, o di, di entrare dentro, quindi far fuori la punta centrale avversaria, che normalmente a un certo punto. Uh, non riesce più a, a prendere né ne uno né l'altro e quindi ad entrare dentro al campo. Il momento in cui entro dentro la porto finché posso, fin quando poi ci sarà un altro avversario che verrà a chiudermi. È in quel, è quel momento che io devo poi giocarla perché quella uscita dell'avversario mi ha permesso di creare nuovi spazi, di creare nuovi, nuove traiettorie di passaggio per un altro mio compagno che si è smarcato. E quindi assolutamente, se, ma questo vale per tutti i calciatori. Quando si ha campo bisogna portarla, bisogna portarla poi nel momento in cui ti esce un avversario, quei tempi giusti, naturalmente senza farti rubar palla, poi la vai a trasmettere eh, con un lancio lungo, con un passaggio tra le linee, con un cambio di gioco, con un passaggio in diagonale, assolutamente. Eh, ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato, scusate. Ehm, C'era un'altra domanda molto interessante, anche per quanto riguarda magari gli allenamenti. Ehm, adesso che si gioca, mh, si giocano due partite a settimana, secondo te, come si possono evolvere quindi questi allenamenti? Si cala l'intensità? Si fanno più corti? Si toglie qualcosa? Come la vedi? Bah, è normale che noi allenatori vorremmo settimane di, di 15 giorni <ride> per poter curare tutti, tutti gli aspetti. Eh, perciò è fondamentale avere la possibilità di lavorare dall'inizio, dal ritiro, dove tu lì vai a mettere i principi, le regole, dei codici. Eh, e poi basta, capito, una semplice esercitazione, una piccola parte di esercitazione, un piccolo richiamo. Il calciatore subito la riconosce, quindi ehm, anche non avendo la possibilità di poter lavorare naturalmente tutta la settimana, se si è avuti naturalmente eh, la possibilità di poter di aver iniziato la stagione dall'inizio, quindi dal ritiro, quelle regole che tu hai portato. In quel, in quel mese e mezzo prima dell'inizio della stagione, eh, ti, ti vengono utili. Poi è normale che le cose bisogna poi sempre farle durante la settimana, durante gli allenamenti. Mai, mai dimenticarli, perché poi anche il calciatore tende poi a, a, a lasciarli andare. Sì, ehm, c'era un'altra bellina, ehm, ma l'ho persa. Ci sono tantissimi comunque da Avellino che ti, che ti ringraziano. <ride> Sei evidentemente rimasto Salutami <ride> le saluto, le saluto. Rimasto lì. Eh, L'ho persa. Qui c'è una domanda sui 3-5 cambi, però eh, quanto... Eh, è, una, è, una, è una gran bella cosa, soprattutto per le squadre che poi hanno una grande, eh, un grande organico, no? avere la vera possibilità di cambiare il 50% dei, dei giocatori off, diciamo, di movimento è, è, tanta, è tanta roba e soprattutto ci aiuta anche nel, nella gestione del gruppo, no? avere comunque altri due calciatori che possono subentrare, che possono partecipare alla partita, anche se per pochi minuti, comunque eh, ti agevola perché trovi magari meno musi lunghi. Quindi, al di là dell'avere del, del un, un vantaggio sotto l'aspetto eh, diciamo, del risultato, perché posso avere più, più possibilità, più, eh, più caratteristiche da poter mettere dentro, se ho un infortunio, magari improvviso, non mi permette di rimanere in 10, eh, e, e dall'altra parte, anche il fatto di avere più giocatori contenti comunque di partecipare. Bene, non ti voglio trattenere ulterior ulteriormente, eh, ti chiedo giusto un aneddoto di qualche allenamento, visto che siamo in tema: eh, qualcosa che ti ha divertito, che ti ha fatto imparare tanto? Vedi tu, se hai qualcosa, qualsiasi squadra, ovviamente, che hai allenato. No, vabbè, ti, ti, fa, ti faccio fare una risata perché è una cosa, è una cosa che mi è capitata l'ultimo allenamento. Della stagione in Serie A col Cagliari prima della partita col Milan, e praticamente arriviamo a questa partita con la squadra quasi decimata. Non so se te lo, te lo ricordi perché Bruno Alves era andato via, Isla era andato via per le nazionali, e i due portieri erano, erano infortunati. Uh, avevo due, due centrocampisti fort... comunque mi mancavano 8-9 giocatori, giocatori e praticamente tutta la difesa perché poi Salomon eh. anche se faceva male eh. nella, nella rifinitura e eh. allora eh. a quel punto avevo solo tre difensori avevo Pisagane, avevo Murro e forse Cepitelli mi sembra Cepitelli e allora a quel punto mi mancava un centrale quindi fine allenamento, riunisco la squadra a metà campo, ragazzi chi è che se la sente domani di fare il centrale eh, Taxi ti salza la mano fa mi vista, me la sento io e dico, va bene, allora domani tu fare il centrale eh, <ride> vincemo quella partita, se ti ricordi eh, al 92 con Corti Pisagana, eh, cross il portierino della primavera che dovete giocare per forza, però e rigore Abba. E soprattutto da Zitta è un partitone. È una grandissima partita Quindi, per farti capire che a volte, ehm, nelle emergenze, i gruppi a volte si, si combattono, danno il meglio di sé. È vero che era l'ultima partita, nessuna delle due squadre aveva niente da dire al campionato. però il Milan è sempre Milan e a noi, che comunque eravamo il campionato, ci mancavano tantissimi, tantissimi. I calciatori. Quindi chiudemmo anche quella che è stata storicamente l'ultima partita del Cagliari al, al Santeria con una storia di vittoria sul Milan <ride> Sì, bene, grazie mille, mister, per tutto perché veramente è stata una diretta bellissima. Eh, a me, quando veramente eh, dei professionisti del genere si mettono a parlare di calcio in questo modo, a me personalmente piace tantissimo. Anche dai commenti ho visto che okay, è così, quindi eh, veramente grazie. Grazie a te dell'invito, mi ha fatto piacere parlare di calcio, naturalmente saluto tutte le persone che hanno, si sono interessate insomma, a questa serata, vi ringrazio per l'attenzione e un saluto a tutti. Grazie, ciao a tutti. Vi ricordo domani Davide Dei, allenatore dei portieri dello staff di Mister Rastelli, eh, domani sempre alle 21 qui su Twitch. Grazie mille, e buona nottata, buona serata, grazie a tutti.